abbia dovuto assistere alla presentazione di questo omonimo di poesie di Luigi Leganti, poesie mie, realizzato con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Pontelotondo, che potete insomma acquistare da un altro centro qui per chi non l'abbia già fatto. E in attesa insomma, dell'arrivo dell'assessore Ruggero Ruggeri, cominciamo subito col dare la parola al professor Larasta, che collabora tuttora con l'Università Popolare Aretina, dove ha anche insegnato, e che vi dirà in linea generale, insomma, e vi illustrerà le tematiche e i contenuti di questo libro con i riferimenti. Quindi la parola subito al professor Larasta. Per questa festa, perché la presentazione di un libro è sempre una festa, specialmente quando si tratta di un libro scritto da un amico, per me, anche se è un amico lui da poco. Infatti ho conosciuto Luigi in occasione della presentazione della Mola di Adriano, in questa stessa sala, e subito ho apprezzato la sua scoppiettante inventiva. Mi sentite bene? Sì. In seguito ho incontrato spesso per strada Luigi e ogni tanto gli chiedevo come va la creatività, e Luigi puntualmente mi rispondeva abbastanza bene, e subito aggiungeva in maniera eccessivamente umile: si tratta comunque di una poesia fatta in casa, come dire una poesia minore. E qui voglio chiarire un punto per contrastare quel sentimento di inferiorità che spesso è presente in autori considerati locali e minori, tra virgolette. Questa situazione dipende da una gerarchia di valori introdotta dalle istituzioni letterarie e dalla critica, che ha contribuito a creare pregiudizi e schemi di esclusione, facendo dimenticare che la vitalità di un'opera è data dalla sua capacità di trasmettere squarci di pensiero, di memoria, di desiderio. E quindi l'efficacia di un'opera è affidata al giudizio del suo pubblico. Scusate. La cosiddetta alta cultura ha sempre tenuto in sospetto due aspetti della creazione letteraria: la poesia dialettale e l'umorismo. Gli scrittori umoristici sono stati considerati sempre minori. Vale per tutti il caso di un grande come Achille Campanile, rivalutato grazie all'autorevole intervento di Umberto Eco. Per ciò che riguarda la poesia dialettale, mi scuserete, ma devo fare dei brevissimi cenni storici. Comunque parlare dei rapporti tra lingua, dialetto e poesia è anche una forma di rispetto, un omaggio a Luigi, che fra l'altro ha scritto delle belle poesie anche in italiano, in quanto mettere in risalto lo spessore culturale della poesia dialettale pone al riparo la stessa poesia di Luigi Cataldi da un'interpretazione che si risolva nel veloce consumo e nella risata. Fin dal 1937 il critico Pietro Pangrazzi distingueva tra poesia dialettale, poesia in cui l'io poetico in un certo senso interpreta e riassume la voce del popolo, e poesia in dialetto, in cui prevale la voce intimistica del poeta. La poesia in dialetto sarebbe una poesia come variante della poesia in lingua, in italiano, una poesia che fosse esercitata e si realizzasse in maniera simile alla poesia in lingua. Lo stesso per Paolo Pasolini fa sua questa interpretazione della produzione dialettale novecentesca e diventa fautore e autore di una poesia antidialettale che fosse però poesia in dialetto, come dicevo prima, poesia in dialetto come variante della poesia in lingua. Comunque l'ansia di un cosmopolitismo e di un antiprovincialismo ad ogni costo può diventare ridicola quando, per permanere,
in un provincialismo angusto, manierato e impregnato di un sentimentalismo eccessivo. Non è che essere antiprovinciali può mettere al riparo da ogni caduta del vinicolo. Ci sono quelli che vogliono evitare certe potestarine ad ogni costo e che diventano ridicoli, ad esempio. La bellezza di una lingua, però, anche nelle codificazioni più sublimi e raffinate, non può prescindere da quelle radici che affondano nel mondo della vita, nella cultura popolare. E mi rifaccio brevemente, se mi permettete, a un bellissimo pensiero di Leopardi che nello Zibaldone, parlando dei caratteri di una lingua, dice: gridino a piacer loro i mezzi filosofi, ricchezza che importi varietà, bellezza, espressione, efficacia, forza, brio, grazia, facilità, mollezza, naturalezza, non ebbe e non ha per una lingua che non abbia moltissimo e non da principio soltanto, ma continuamente approfittato ed attinto al linguaggio popolare. Questo è Leopardi, lo Zibaldone. Certo, anche la poesia oppure descrive le contraddizioni della realtà. Quando si fa satira di poteri e saperi sussiegosi, allora essa non è niente da invidiare alla poesia in lingua. Anzi, il ricorso al dialetto, costituendo una reazione all'italiano anonimo e grezzo, vedi il linguaggio della TV, rivendica la legittimità del dialetto di porsi come fonte il linguaggio della poesia. Ebbene, i temi universali di cui parlavo prima sono gli stessi che affiorano nelle poesie di Luigi, scritte in dialetto e anche in quelle scritte in italiano. Ma oltre a questi aspetti, c'è sempre la tematica del tempo che affiora in quasi tutte le poesie di Luigi. È il tempo del calendario e degli anniversari, il tempo degli affetti e della vita che nel ricordo trova una ragione d'essere. E anche il tempo della storia sullo sfondo di un tempo cosmico che tutti ci avvolge. Nel suo piccolo Luigi ha avuto le stesse intuizioni di storici e di grandi poeti. Vi ricordate quella bella poesia in cui Bertolt Brecht ci ricorda che la storia è fatta soprattutto dai numeri? La poesia che ha per titolo Domande di un lettore operaio comincia: tende dalle sette porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re dentro i libri. Sono stati re a strascicarli quei blocchi di pietra. E poi verso la fine dice: una vittoria in ogni pagina, chi cucinò la cena della vittoria? E così alcuni storici francesi hanno rovesciato la concezione del metodo storiografico, la descrizione di grandi imprese in ricostruzione della vita quotidiana del popolo. Sono autori abbastanza diffusi come De Goff, l'iniziatore di quella scuola, Claudel, eccetera. Quindi la storia come vita quotidiana dei popoli. Bene, questo modo di intendere la storia è molto chiaro, ad esempio, nella poesia Io e l'archeologia, di Luigi, in cui si dice che l'ansia di sapere va non solo per quel che fecero i re, ma per quel che fecero il popolo minuto. Spero che sia stata scelta nella lettura della poesia, questa poesia. Bene, grazie. Dire una cosa prego, un po' come fa il prete quando sta a messa. Venite un po' in avanti, c'è cosa? Non so che non viene. Viene a me. Per confessione del poeta, cioè noi Luigi, per confessione di Luigi, sappiamo che dopo il grande amore per la moglie Maria Pia, l'altra grande passione costituita dal binomio archeologia-storia, settore in cui Luigi si rivela vero e unito.
Infatti, in una delle prime poesie, è la leggenda di Tacete. Un mito fondativo per gli Etruschi e la romanità, che riguarda anche l'origine del sacro e del divino. Un mito, quello di Targete, descritto anche da Ovidio nelle Metamorfosi, poema celebrativo che si inizia con le favole del caos e si conclude con la trasformazione di Giulio Cesare in stella. Ebbene, nella leggenda di Targete, Luigi prende un mito nobile e lo ambienta nella dura realtà contadina e ci fa capire come, certo non è storicamente, perché non ci sono le fonti per poter ricostruire come sono andate veramente le cose, ma in una ricostruzione inventata ci fa capire come le fonti primigenie dei miti e delle leggende scaturiscano dall'invenzione, dalla fabulazione popolare. Quindi anche i miti più elevati scaturiscono dalla lingua e dalla voce del popolo. Così il nostro poeta non esita ad aprire un contenzioso, una polemica con Margherita di Lussenaro, l'autrice delle memorie di Adriano, e immagina attraverso un gioco ironico di cornici e di richiami, di finzioni nella finzione, un altro universo imperatore Adriano. Non mancano poesie che si rifanno alla tipica tradizione romanesca, dei Trilus e dei Berri, per intenderci, con qualche paromaccia e col finale a sorpresa, come il servitore focoso, che scherza, è stata certa. Vedo che c'è una convergenza, perché lì si è molto efficace come poesia, e la disciplina sui comportamenti umani. O di come si è perduto i clienti, oppure poesie in italiano in memoria, che sono un ritratto vivo, preciso e tenero, come quella dedicata ad Antonio Martinoia, che conclude la raccolta, almeno nella versione che ho io. Per quanto riguarda la tecnica, devo dire che sono versi di buona fattura, anche se Luigi è costruito, anche se Luigi mi ha confessato di aver composto senza preoccuparsi della metrica. Allora ci troviamo di fronte a un fenomeno quasi prodigioso, perché pur senza una coerenza metrica sono rari gli incertamenti e sonorità e musicalità scorrono in modo fluente. È come se un grande musicista suonasse ad orecchio. E per questo noi tutti auguriamo a Luigi che la sua verve creativa continua ad essere prolifica e che Luigi possa continuare a farci riflettere, a commuoverci e a divertirci con le sue melodie. Grazie. Grazie, ahimè sono arrivato in ritardo, mi scuso con tutti. Io voglio iniziare questo mio intervento leggendo una frase che fa parte praticamente della presentazione del libro. La soddisfazione della nostra amministrazione è duplice se pensiamo che Cataldi è un allievo fedelissimo di quella grande realtà che oggi l'Università Popolare di Roma, vera fucina al di là dell'opera didattica svolta, di talenti che arricchiscono il nostro già basso patrimonio letterario. A Luigi dunque il nostro caloroso abbraccio e il nostro ringraziamento, in attesa che ci regali tanti altri momenti come questo. Allora, io è ormai un po' di tempo che faccio l'assessore alla cultura del Comune di Montelotondo e in questo brevissimo tempo ho scoperto una città straordinaria. Una città che non conoscevo, anche se io sono di Monterotondo, non sono da Montelotondo, ma sono da Montelotondo da bambino, da piccolissimo, ed ho scoperto appunto questa città straordinaria, ricca di tanti talenti, ricca di tante persone, ricca di cultura, ricca di tante persone che ogni giorno si prodigano
personalmente, ma che fanno anche la cura della nostra città. Luigi io l'ho conosciuto un po' di tempo fa, alla presentazione di un'altra sua opera, un'opera straordinaria come questa che ha seguito la prima. Come amministrazione comunale siamo stati investiti da questo libro. Siamo convinti che l'amministrazione comunale debba essere vicina a queste cose. Nel senso, è Carolina quando è diventata presidente dell'università popolare. Quindi sono convinto del fatto che l'amministrazione comunale deve essere vicina, chiaramente con le proprie possibilità, con le proprie disponibilità, affinché i talenti della nostra città vengano aiutati a fare in modo che nascano dei libri come in questo caso, ma potrebbe essere anche una mostra di pittura oppure altre cose. E nelle vie possibili cerchiamo sempre di essergli vicini. Siamo convinti del fatto che un libro è un patrimonio, un libro è una grande cosa che rimane nella storia della nostra città e che sarà per tutti un importante strumento per capire quello che è successo e per fare in modo che anche le future generazioni possano avere in mano degli strumenti che in ogni momento possono essere consultati, letti e visti per capire quello che è accaduto e quello che accadrà nella nostra città. Quindi, torno a ripetere, l'amministrazione comunale per quanto ci riguarda sarà sempre molto vicina. Io faccio i miei migliori auguri a Luigi, lo invito praticamente ad andare avanti. Questo è il secondo libro, si dice non c'è due senza tre, quindi l'augurio che gli faccio è di programmare e mettere in campo un prossimo libro e ti assicuro che l'amministrazione comunale ti sarà ancora vicino per fare in modo che questo prossimo tuo libro verrà pubblicato e che diventi storia della nostra città. Grazie a tutti. Che ha detto l'assessore, per tranquillizzare tutti quanti, che un prossimo libro è già quasi per il pronto. No, signora. Dei riferimenti, perché manco a fare apposta, è anche lui un libro che verte sulla storia. E quindi, da qualche mese, spero che verrà fuori. Dato che ho iniziato a parlare, vado subito avanti per ringraziare l'amministrazione che si è fatto carico appunto di sostenere l'obbligazione di questo libro e ha permesso appunto che si realizzasse questa serata. Nella stessa maniera ringrazio la biblioteca completa, Margherita e tutta lo staff per l'organizzazione come al solito eccellente, tutti gli amici che si sono prodigati nel creare questa serata, aiutandomi nella recitazione, nell'eseguire dei brani musicali che ravviveranno un po' questa cosa che forse magari in certi momenti può diventare un po' pesante. E ringrazio anche tutte le amiche che hanno aiutato mia moglie nel preparare il buffet che con un po' di tempo potete gustare. E un grazie particolare anche all'amico Vittorio Nobili, che mi ha fatto dei simpatici disegni che potete vedere sul libretto, che illustrano alcune poesie, specialmente in molto giapponese. E infine un ringraziamento alla nostra amica Giulia e tutti i suoi parenti che praticamente hanno permesso, mi hanno dato la carica per fare questa cosa, perché c'era un certo punto che mi hanno un po' scoraggiato e invece per mezzo loro in pratica siamo andati avanti. Non mi ricordo più che altro dove mi ricordo. Dici che è stato che mi ha instillato questo amore per l'archeologia? No, lui è arrivato già così ai corsi, non fa più domande. Io sono l'insegnante a cui Luigi interrompe le lezioni da 7 anni. E, vabbè, questo è un colpo gobbo.
veramente un'emozione, siete tantissimi. Io sono l'insegnante di archeologia e quindi cioè, per me qua è importante veramente insomma testimoniare l'impegno di Luigi, ma non l'impegno didattico, ha tenuto sempre sveglio l'interesse di tutto il gruppo perché le sue domande, i materiali che portava, che porta, le domande difficili, tutti i contributi che ha sempre dato hanno comunque reso le nostre lezioni delle lezioni dinamiche e quindi mi riallaccio a quello che è già stato detto, cioè il valore poi di un'istituzione come l'Università Popolare Retina che ci dà la possibilità di stare insieme praticamente. E certe volte poi è difficile capire chi insegna e chi impara, perché la cosa bella è poi imparare anche dagli altri. Questo è un caso e poi insomma leggerete il libro, leggerete che Luigi ha preso pieno quello che è il senso un po' per noi delle lezioni che facciamo, perché le antiche civiltà sono fatte da nessuno, anche dalla storia delle persone che non sono rimaste poi nella storia, noi andiamo a rintracciare dei documenti per cercare di capire come si viveva. Questo è l'aspetto che è sempre piaciuto di più a Luigi. Di conseguenza anche a me, io ero arrivata con tutte le mie informazioni un po' cattedratiche, un po' noiose. Invece poi ho scoperto con lui che forse era più divertente da lontano, anche diverso a questa scoperta delle civiltà che abbiamo studiato insieme, abbiamo fatto un po' tutto, dagli Egizi, agli Etruschi. Però sempre con questa chiave molto umana, molto insomma legata alla storia delle persone come noi, anche se hanno vissuto 2000 anni fa. E quindi, insomma, io ringrazio Luigi. Grazie. A me è compito graditissimo, dico questa sera.
sera di presentare una serata così meravigliosa, così calorosa, perché siete venuti così numerosi in questa festa per Luigi. Luigi ormai è diventato il nostro fratello. Ed è una cosa bellissima, soltanto che io ho molta fretta, poi magari diremo qualcosa in più. Ringrazieremo i protagonisti di questo meraviglioso brano musicale. Voglio soltanto dire una cosa, innanzitutto vi premetto che c'è una graditissima sorpresa. E questa serata non è soltanto dedicata alla poesia di Luigi Cataldi, ma è la serata di Luigi in particolare, ma di Luigi che fa una dedica particolare. Prego Luigi. Questa è una poesia che ho composto in occasione dei 50 anni di mia moglie. E adesso ve la dicevo, se mi arriva il fiato. Il tempo passa, seppure non me lo sento, e le cose nostre sono state ormai da gente. Tutto è cambiato, non è più lo stesso, ma io ti voglio bene ancora adesso. Tu non sorridi tanto facilmente, ma quando me lo fai, credi di niente, mi scalda così tanto in fondo al cuore da rinnovare il fuoco dell'amore. Io stento a dimostrarlo, sì, lo prometto, ma se mi credi, te lo prometto, di amarti sempre con tanta tenerezza, cedendo solo un bacio e una carezza. Un vincitore della canzone più bella d'Italia, è un grande tenore, ha cantato per Notre Dame de Paris, adesso sta facendo un altro musical, veramente poi penso che in questa tra voi sia molto molto conosciuto ed apprezzato, ma intanto non si parli come se non si fanno prima, si fanno dopo. Robert, Robert Steiner. The most beautiful sound I ever heard, Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word, Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, I'll never stop saying Maria, 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 Maria. Never stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard, Maria.
che cosa, che tenore, che voce stupenda, che interpretazione molto particolare. E io sono felicissima perché l'ha voluta dedicare, ha voluto fare un regalo a me, particolarmente io alla nostra Maria Pia, veramente con tutto il cuore. Ed ora entriamo nel vivo del programma, come so dirsi, perché bisogna un po' parlare un po' di poesia. Certamente il professore è stato abbastanza convincente anche per tutto quello che ha detto sui meriti del nostro carissimo Luigi. A me non sono né all'altezza di poter parlare di lui, tantomeno è stato preceduto un così grande esperto di storia di filosofia, non so, io non lo conosco, quindi non so, comunque ho apprezzato moltissimo il suo intervento. Invece noi cominciamo invece con alcune poesie del nostro poeta. Intanto si presenterà lui da solo perché abbiamo già parlato, anche la signora Anna Chiara ha parlato della passione che ha Luigi per l'archeologia e giustamente diceva cioè, l'ho dovuto sopportare tutte le sue domande perché Luigi non si accontenta mai, quindi è un grande studioso di storia, veramente una persona di grande cultura ma di grande interesse, che è quello che conta di più. Allora inizieremo proprio con Luigi che ci reciterà Io e l'archeologia. Per me l'archeologia è una gran passione, non tanto perché spero di trovare qualche tesoro o qualche bello oggetto che sia nascosto dall'antichità, ma solamente perché mi commuovo di fronte a una spilletta, un pergamino, un qualche attrezzo oppure una scarpetta che usò una donna, un uomo, un ragazzino. Ne leggo tanti libri e alla TV ho a caccia di chissà sull'argomento. La sera a scuola poi sono tutto orecchie e gli insegnanti ed un gran tormento. E sento dentro una smania di sapere quel che è successo tanto tempo fa. Non solo quel che fecero i re, quello meno male che si sa, ma quel che fece il popolo minuto, quel che pensava tanta e tanta gente che non lasciò nessun gran monumento e che non inventò niente di niente. Da qualche storia c'è la convinzione che nel cervello di quelli e dentro al cuore sia i pensieri che i sentimenti gli dava come a noi gioia e dolore. E allora, se fu da caso si scoprisse un fatto nuovo sul conto generale, potrei solo che Dio buono sapesse, ma certo non sarebbe un'emozione come per quella lettera di legno che 2000 anni fa scrisse un soldato. Mia cara moglie, le mani più maglioni, sai che in Italia sono mezza rifreddata. Ma è un attore vero, vero, autentico. Io ho avuto modo in questi giorni di divertirmi con lui, veramente, perché quando declama le sue poesie, un po' perché non so che le sa tutte a memoria, abbiamo un secondo picco della Mirandola forse. Questo non lo so. Solamente per essere ospite, per il genere mi sto a allora, siccome me, io ricordo solo le cose che mi piacciono, siamo molto uguali. Bene, invece adesso avremo ancora un'altra bellissima poesia, è intitolata Storia di Sant'Antonio. La storia molti di voi, certamente siete quasi tutti qui di Monterotondo, quindi conoscono la tradizione di questo paese, che non è soltanto di Monterotondo, perché anche io che abito a pochi chilometri so che la nostra Madonnina la portiamo un po' in giro di famiglia in famiglia. Questa poesia è stata appunto scritta proprio in occasione dell'effigie del santo, non so se sia una statua o un'effigie, questo non lo so, che è stata portata a casa di un suo carissimo amico, un certo Carlo Ortensi, che ha avviato l'usantu, che ha avviato l'usantu per tutto l'anno. E allora
l'unica cosa che poteva fare il nostro Luigi è dedicargli una poesia che certamente non è la storia del santo. Si è incentrato maggiormente la poesia su un senso molto profondo sulla figura del nostro Sant'Antonio, ed è appunto la predicazione del santo quando andò in Egitto, in Alessandria d'Egitto, e quindi è molto incentrata. Voi l'ascolterete e vedrete innanzitutto tutta la sua profondità di studio della storia, anche della storia locale, ma innanzitutto quanto sia profonda, ma anche molto bella e divertente. Allora, vi presento un quintale di simpatia e di bravura. La storia di Sant'Antonio. Sant'Antonio è un santo vecchio, infatti è santo da parecchio. Incominciò da giovanotto che cambiò vita del volto. Era ricco di famiglia e campava a meraviglia, ma però non si contentava di sta vita che sciupava. Un giorno a messa, un'orazione gli portò l'ispirazione. La ricchezza che tenevo non ci serve per l'eterno, anzi, impiccia e poi può essere passaporto per l'inferno. Così Antonio ci pensò e poi la roba regalò a tanta coraggente che non ci teneva niente e, per non ci ripensare, ad un deserto andò a pregare. Lo demonio, gran puzzone, lo metteva in tentazione, però Antonio non ci cascò e ogni volta lo scacciò. 80 anni stette là, in completa povertà, campo sopra, allo scoperto, tra i sassi e il deserto. Alle pene non guardava, e giù al nido si parlava. Ma quest'uomo sarà santo che sopporta così tanto? Quale tu non si accostava, e il santo gli parlava. Oh cristiani, non temete, state pure se volete. Sant'Antonio, brava gente, non ci dà proprio più niente, ma una cosa la può fare, buon consiglio le può dare. Sant'Antonio, per piacere, noi vorremmo sapere come fanno per arrivare a avere pace e santità. Frati miei, un modo c'è, voi facete come me. Dei fratelli ne sono tanti a voler diventare santi, Sant'Antonio muore contento e t'inventano contento. Ma le cose già si sa, tutte dritte, non buona. Lo 300 dopo Cristo capitò lo fatto tristo. Pure in Egitto i romani dette addosso ai cristiani, tanti che ne trovava, altrettanti ne ammazzava. Non sapendo più che fa, lo mandarono a chiamare. Sant'Antonio, Sant'Antonio, soccorrete che ha bisogno. Lo deserto fino a fiume Sant'Antonio attraversò. E arrivato in Alessandria, alla gente predicò. Oh fedeli Alessandrini, rinunciate ai quadrini, come disse il buon Gesù, l'uomo è fatto per di più. Sant'Antonio, ma sti romani non si possono sopportare, un mio messi è troppo poco, così tardi ce lo dà. Ascoltate figli cari, quindi guarda i denari, se non c'è più da spizzicare, vedrai che l'assa sta. Stu Galerio è imperatore del mondo che c'è la guerra, finché campa, ma finisce pure isso sottoterra. Chi per Cristo dà la vita, in eterno camperà. Ma guai a chi si è messo contro, in eterno brucerà. Oh cristiani, avete fede, date tutto e la parola. Su Pennino e in Celesiria, oramai è la voce sola, dalla Grecia alla Galizia, Cristo dà perdono e grazia. Pure a Roma capitale, dopo tutto, non va male, che se Pietro ebbe paura, con la fede, un'acqua pura, gli richiedono coraggio di rimettersi in viaggio, fino a quella morte atroce come Cristo sulla croce. E come esso ne sono tanti che un martirio fece santo, e sto sangue dell'innocente fa cambiare tutta la gente, per riempire il Colosseo, per godere il piangisteo, che gli fa toccare con mani come muore di cristiani. Pure, se a voi non ve pare, Sant'Antonio ve lo dì, che per noi più meglio tempi tanto ad avere. Sant'Antonio Fondorino, un
infatti venne Costantino e la strada per la Chiesa finalmente fu ascesa. Certamente i cari cristiani non mancorono l'anno grani, per fortuna, certo, già chi poteva rimediare. Sant'Antonio cominciò a pregarsi del mondo, fu così che piano piano derivò a Montregondo. E poi dopo lo sapevo, nella storia più recente, quando santo conquistò l'affezione della gente. Certo fu ben ragione, che qua la popolazione era gente di campagna che campava con la vigna, era gente dei paesi, non teneva le pretese, ma la gran semplicità che saria tra i cuori. Ancora un'altra poesia molto ma molto attuale, anche se la storia purtroppo non insegna mai tutto quello che accade tuttora. Infatti la poesia è intitolata proprio in questo modo: è sempre la solita storia. Aldo, no Aldo, scusate, Mauro, sempre Mauro, Bernardo Vitale. Mauro, sempre Bernardo Vitale, più distribuito. Piano un bel caffè a tavolino e stavo bello caldo e rilassato. La gente andava spasso avanti e indietro, lì in piazza, dove pare l'affacciato. Certo che questa qua è una bella vita, gli disse uno con la pipa a mano, mentre che pure lui se la gustava l'aria del dopo pranzo marchigiano. Peccato che però, come te giri, alla TV o sopra sti giornali le guerre, le disgrazie e i casini sono diventate le cose più normali. Per esempio, guarda qua, Bush II dice che mo fa la ricostruzione, dopo aver sfasciato tutto quanto, per dare ascia al grande birbacione. Quello stringe le spalle e poi con un dito segna verso una chiesa sulla destra. Caro signore, se lei fosse da qui, sapete che la sua è la minestra. Laggiù a bella vista c'è la scritta del Papa che gli spiega con latino quanti nel futuro ammireranno sta chiesa fatta in modo sopraffino. Ascoli liberai, cacciai al tiranno, e dopo che ve lo levai di torno, sta chiesa la feci tutta quanta. L'ho fatta solo per voi, Giulio II. Piccolo intermezzo, ma sempre meraviglioso. Io non vi ho presentato i nostri bravissimi solisti, il clarinettista, il flautista Raffaele Cataldi, ha lo stesso cognome del nostro poeta, ma credo non siano parenti. La nostra anche ormai famosa qui a Monterotondo, ha fatto talmente tanti di quei concerti, Patrizia Correnti. L'adagio di Benedetto Marcello. Thank you.
Bibbia, soltanto dovete perdonarmi perché me l'ha dato appena ieri, per cui cercherò di farti più. Anche questa poesia ha sempre uno sfondo storico, ci parla dei ponti di Roma. Certamente quello che si dice il fiume si intende che è il nostro Teverone. I ponti del fiume. Dei ponti a Roma ce ne stanno tanti e tanti altri ce n'era tempo fa. Se ne prestate un pochetto d'attenzione, proprio di questi che vorrei parlare. Da 2,000 o 3,000 anni gli romani a piedi sciutti passano di là, che re e papi fecero i ponti per comodo e per farsi a ricordare. Er fiume scorre lento sotto l'archi, borbotta, beh, ma lasciamo un po' fa, basta che poi non mi rompono le palle. Pure da qua, scusate, pur io da qualche parte ho da passare. Così, se si gonfiava, qualche volta, o l'uno o l'altro, glieli buttava giù. E gli romani, tosti, a gran fatica, ogni volta se li tirarono su. Successe a tutti, solo il ponte Elio, da quando è fatto pare che sta là. Certo che per il capomastro di Adriano con la puntiana ce sapeva fa. Ti posso presentare che io non... All'incontrario, per quello che Nerone è Ponte Dio, che poi è Ponte Rotto, la vita fiume. Dovettero ammollare, che troppe volte del buttò di sotto. Ah, mi scordavo, c'è quello a Marmorata, dopo Papasisto li pezzi ce li ho. C'era rimasti solo i piloni e il travettino se lo viandò proprio. Per rifece il ponte nuovo suo e poi in appresso con l'ultimo pilone, dato che stava spesso a fare guerre, fece 300 palle dei cannoni. L'ultimo che non si è rifatto più fu il ponte in ferro dei fiorentini. Soltanto per ingrassargli i bulloni gli costò al papa un sacco di quattrini, tanto che quel taccagno ebbe il coraggio di mettere un sordo al cranio del pedaggio. Lo diedero in appalto ad un figuro, il moro de Ponte de Ferro. Sì, quello. Con lui, se non pagavi, erano guai. Metteva subito la mano sul coltello. Solo una volta mancò d'essere pagato. Un burlone ebbe il coraggio a fargli torto, ma presso che ebbe fatto testamento, quando ormai era già bello che morta. Infatti, il pomeriggio arriva al ponte uno con aria da cane pastorato e appresso una ventina di persone col feretro a spalla trasportato. Il moro se lo guarda di traverso. E gli altri soldi? Gli dice, già incazzato. Perdonate. E quello con la faccia d'innocente. Signore mio, ne sa che si è sbagliato. È morto, grazie a Dio. Non lo conosco. Mi sono accostato accanto al parapetto e l'ho lasciato a lui la precedenza, soltanto per una forma di rispetto. Quindi l'ho pregato.